Ciao, oggi voglio parlarti del Transalp 100, che è questo zaino qui. È uno zaino da 100 litri, come suggerisce il nome, è della Ferrino. L'ho utilizzato per 3 settimane di trekking in Svezia e adesso voglio dirvi cosa ne penso. Come si può vedere, lo schienale non è troppo areato, ma d'altra parte con queste capienze e ovviamente il conseguente peso non si può fare tanto diversamente. Io con questo schienale ho avuto dei problemi dovuti alla possibilità di regolare l'altezza, perché durante i primi giorni di trekking avevo lo zaino molto carico, avendo previsto un intero viaggio in autonomia. Con il cibo raggiungevo tranquillamente i 30 kg e questa fettuccia qui continuava a mollarsi, fino a che non gli ho fatto questo nodo qua, che dopodiché ha risolto definitivamente la questione. Comunque nei primi giorni mi ha dato dei problemi, perché il sistema di bloccaggio normale non funzionava, alla fine ho dovuto farci proprio il nodo. Per il resto è molto imbottito e la fascia lombare la trovo davvero molto comoda con queste tasche, perché permettono di mettere dentro merendine, cellulare e anche fazzoletti, ed è molto comodo averli sempre a portata. E che altro dire, questo zaino qui è uno zaino che da solo vuoto pesa già quasi, siamo verso i 3 kg, siamo 2,65 kg, però con la bilancia pesato a casa era molto prossimo ai 3 kg. È comodo se devi portare via molta, molta roba, però è anche davvero difficile gestire un litraggio del genere, ma questo in generale non dipende dallo zaino. Davanti abbiamo la possibilità di fissare con queste bellissime clip qualcosa che in questo caso era il materassino, ma può essere benissimo anche un sacco a pelo o una tenda bagnata o quant'altro. Qua sotto c'è la possibilità di attaccare con delle fettucce in dotazione, tenda, materassino o altre cose comunque ingombranti. Lo zaino è provvisto di un accesso allo scomparto inferiore tramite queste aperture, che è abbastanza comodo, ma quello che davvero ho trovato molto comodo è questa apertura qua, che permette di accedere anche alla porzione superiore dello zaino. Lo zaino, essendo di una dimensione così grande, non manca di tasche e taschine molto generose, soprattutto qui davanti, dove ci può stare tranquillamente 2 bottiglie di acqua da litro, e ne avanza anche di spazio. Ci sono 2 tasche laterali, anche queste molto generose, dove si può stare dentro acqua, anche qui sempre il classico litro, oppure questa l'ho adibita a materiale da legna, ma solamente per questo caso. Anche la tasca superiore è molto generosa, ci stanno dentro guanti e quant'altro, è davvero molto comoda per tenere le cose che si usano nel corso della giornata. Quindi una cosa che ho trovato molto positiva di questo zaino è la possibilità di avere tutto il necessario per cucinare, mangiare e anche il materiale che si usa, come gli strati che vengono tolti durante il giorno, e tutto a portata di mano senza dover aprire lo scompartimento principale, e questo è davvero un gran vantaggio. Poi che altro dire, ci sono delle fettucce laterali, qui ce n'è una con la clip e quella sotto è senza clip, che permettono di fissare volendo anche lateralmente il materassino, ma in questo caso si perderebbe la possibilità di infilare nella tasca una borraccia, e non è proprio una cosa così vantaggiosa. E lo zaino, come abbiamo visto, è dotato di tutto quello che serve per affrontare tranquillamente un trekking molto lungo. È anche provvisto di un rain cover molto generoso, quindi anche se si ha qualcosa attaccato fuori comunque si riesce a chiudere il rain cover, che è una cosa che davvero molto apprezzo nella Ferrino, perché in altre marche si sta sempre sul millimetro e di conseguenza un materassino attaccato fuori ti può rendere complicata la vita in caso di pioggia.
È possibile inoltre regolare anche lo schienale in diverse lunghezze, mi pare sia dalla S all'XL. Io questa funzione non l'ho apprezzata moltissimo perché la regolazione non teneva nel corso dei primi giorni di trekking, quindi a pieno carico, sui 30 kg all'incirca. Per il resto è uno zaino davvero molto resistente e di conseguenza anche molto pesante, però sono abbastanza soddisfatto dell'acquisto perché è uno zaino che è fatto per durare. Un problema che ho riscontrato su questo zaino è che le fettucce laterali, come vedete nell'immagine accanto, si consumano molto rapidamente e non so se questo sia dovuto all'eccessivo carico o uno sbagliato settaggio della lunghezza degli spallacci, ma comunque si usura molto rapidamente, anche se non si sono ancora rotti, comunque si vede che si consuma più velocemente il resto dello zaino. Uno zaino di questa capienza io non mi sento di consigliarlo a nessuno, perché comunque è difficile gestire un peso così importante, perché 100 litri sono tanti e per riempirli ci va dentro molto materiale, a meno che non si lasci tutto quanto sfuso, ma allora non è comunque comodo, e è ingombrante, quindi condiziona notevolmente la capacità di movimento, che sia in aeroporto, che sia anche camminando semplicemente, e quindi è uno zaino fatto per casi molto particolari, come può essere un trekking in completa autonomia, nel quale per portare tutte le risorse necessarie è indispensabile avere più spazio. Comunque consiglio di valutare bene se acquistare uno zaino di questa capienza, se davvero è necessario disporre di 100 litri. È tutto, ciao!